ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho cambiato location perché appunto sono da mia nonna, sono venuta per stare qualche giorno e lei abita un paio, no vabbè, a un'ora di strada da me e ogni tanto appunto vengo qui a trovarla. Adesso ne ho approfittato, cioè che sono appunto qui fuori nel giardino per registrare questo video, visto che è venuto mio zio dall'America e ha portato una busta di cioccolato americano. Quindi ho voluto diciamo registrare questo breve video. Ecco, non è che ci sia un granché perché l'abbiamo dovuto dividere diciamo tra noi cugini, però mi sembrava comunque un video carino da fare, perché è una cosa un po' particolare. Quindi cominciamo. Cioè, li assaggerò diciamo insieme a voi. Già mi stanno apparendo un sacco di brufoli in questa faccia e non dovrei mangiarli, però devo fare questo video per voi, quindi faremo. Allora, cominciamo da questi. Vabbè, la marca è della Hershey. Cioè, questa marca la produce appunto una fabbrica del cioccolato che c'è proprio lì in America, vicino a Washington, dove abita mio zio. E ci sono andata anch'io nel 2017 in questa fabbrica. Abbiamo fatto anche tipo il giro nel... era una specie di trenino dove tu appunto tutte le persone entravano lì e poi tu passavi in questo percorso, facevi un sentiero dove c'erano proprio le cascate di cioccolato, tu sentivi quell'odore proprio bellissimo di cioccolato. Io stavo svenendo lì perché per il cioccolato impazzisco. E allora all'interno ci sono diciamo quattro tipi di cioccolatini. Questo qui che è soltanto, vabbè, latte, cioccolato al latte semplice. Poi abbiamo questo qui che è il mio preferito, che è con, c'è scritto with crispy rice, e vuol dire appunto con riso, cioè cioccolato al riso, e quindi quando tu lo schiacci senti proprio, cioè, la parte appunto più croccante. Questo qui è il mio preferito. Poi l'altro qual è? Poi questo qui, che questo qua sarebbe forse cioccolato fondente. No. Boh, c'è scritto with specially sweet milk, boh. Sarà sempre al latte, però lo scopriremo insieme mentre lo assaggeremo. Anzi, lo assaggio direttamente adesso perché gli altri già so come sono, però questo qua... mi sembra semplice, quindi all'interno credo non ci sia niente. Credo sia un po' fondente. Sì, questo è un po' fondente, non è proprio latte come questo. Veramente buone, cioè ce ne sono tantissimi qua dentro. Oh, ma però cioè c'è veramente da mangiare cioccolato per un anno. Comunque questo qua giallo non c'è perché mia sorella ha deciso di mangiarseli tutti perché forse erano i più buoni, quindi non ho nemmeno avuto il tempo di assaggiarli purtroppo. Comunque quello là giallo era con le noccioline, perché c'era scritto with peanuts, quindi le noccioline. E purtroppo quello non lo posso assaggiare, ma credo mi sarebbe piaciuto perché quello là riso è già il mio preferito, quindi andiamo avanti. Poi questi, madonna mia, c'era un'ape. Dovete sapere che io odio le api e ho paura, quindi ogni volta scappo sempre perché ho paura che mi pungono, cioè non mi hanno mai punto, è proprio questo il bello, che non mi hanno mai punto, però io ho paura lo stesso e scappo. Comunque, questi qua sono della Nestlé, non mi ricordo più come si legge, comunque si chiamano Crunch. E, boh,
Sembrano buoni, però li assaggerò insieme a voi. Comunque questi hanno 180 calorie, ragazzi, 180 calorie. Vabbè, sono proprio piccolini, però, quindi mangerò uno. Cioè, ragazzi, guardate la grandezza di questi piccolini. Cioè, 180 calorie hanno. E non so se 180 calorie ce l'hanno proprio solo questo. Quindi uno per praticamente se ne vuole tanti, perché comunque sono piccolini, quindi non ti sazi con uno. Comunque buone. Questi all'interno hanno anche il riso, quindi sono buonissimi. Però sono piccolini. Però forse questi sono troppo dolci. Diciamo che mi piacciono più quelli di prima. Le, appunto, le barrettine, quelle quadrate così, più carine. Poi andiamo avanti, ma questo qua, ragazzi, non so se mi piacerà, però, cioè, ragazzi, non veramente. Questi qua sono praticamente dei cioccolatini piccolini, però all'interno hanno il gusto di menta, quindi tipo cioccolato menta, e hanno 120 calorie. Mi sa proprio che non mi piaceranno, però tipo lo assaggio appunto con voi. La grandezza è così. Oh mio Dio, Madonna, c'è una peregina. Sembra di mangiare una gommetta. Comunque, ragazzi, non mi piace. Questo qua lo butto perché non mi piace. Ragazzi, c'è una peregina con il pungiglione lungo 3 metri. Devo fare. Aiuto. Intanto io ho chiuso la finestra perché ho paura che. Madonna santissima. No. Credo sia stata una pessima idea registrare qui in giardino, perché sono proprio invasa e assalita dagli insetti, però comunque questi qua sono bocciati. Oh! Vai via, ti prego. Vai via. Se riappare, giuro che stacco il video e non continuo più. Basta, ora appena vedo una piccola moscerino scappo. Ma chi è? Mia nonna che mi chiama, che c'è? Vabbè, ragazzi, poi gli ultimi pacchi sono questi qui. Sono tanti. Sono veramente tanti. Cioè, all'interno sono praticamente, ci sono delle stecche di cioccolato. Diciamo che il pacco inganna, perché appunto tu vedi questo biscotto meraviglioso con dentro il cioccolato, quindi vai a pensare che è tipo un biscotto con dentro il cioccolato. Invece no, qua ti fanno soltanto vedere come puoi condirlo, cioè con cosa lo puoi abbinare col cioccolato. Ed è una stecca di 220 calorie ed è proprio finissima. Però ragazzi, è buonissima, perché l'ho assaggiata ed è buonissima. È fina, è una tipo della potresti mangiare tutta tu in... Sto arrivando! In poco tempo, ecco. E comunque qua c'è veramente tanto, tanto cioccolato, tanta roba per un bel po' di tempo. E pensate che c'erano pure... altre cose, però appunto le abbiamo divise fra noi cugini. Però ci sono un sacco di dolciumi, cioè di dolci americani e... Ma non lo siamo noi! No, allora, lei è mia sorella. È un po' versione spia, però... Comunque, ci sono molti, molti dolciumi e... Non mi guardare, dai! E dolci americani. Però... veramente sono, diciamo, tutt'altra cosa. Ho voluto fare questo piccolo video perché appunto è una piccola novità, però questa è solo una piccola parte, perché ci sono tantissime cose, pure tipi di caramelle, di gommette, appunto di masticanti, non so come le chiamate voi, in ogni parte dell'Italia la chiamate in modo diverso.
che io comunque ho anche assaggiato, però qualche anno fa, quando appunto mio zio scende dall'America, ogni volta che scende porta proprio il mondo americano. Poi ci ha portato pure dei pensierini. A Daniel un completo dell'Adidas, a me due magliette. Comunque poi ve le farò vedere, perché adesso non ce l'ho qui con me, ma ce l'ho lì a casa mia. Quindi niente, questo è un piccolo video diverso dal solito. Spero che vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, un bacio.